Era il 21 settembre 1924 quando il re Vittorio Emanuele III tagliò il nastro per l'inaugurazione della A8 Milano-Varese, oggi gestita dal Gruppo Autostrade per l'Italia. Un'infrastruttura fortemente voluta dall'ingegnere, imprenditore e costruttore milanese Pietro Puricelli. Anche grazie a lui, dopo 100 anni, possiamo dire che quello fu l'inizio del futuro per il nostro paese. Su quell'unica corsia della Milano-Varese, la prima autostrada al mondo, iniziò a fluire il cambiamento. L'Italia si preparava a passare da un'economia rurale a un'economia industriale. Prima autostrada al mondo che utilizza il pedaggio per pagare se stessa, modello che poi verrà replicato in diverse aree del mondo come elemento strutturale per sviluppare infrastrutture. Credetemi, le infrastrutture in generale sono fondamentali per l'economia. Dobbiamo cercare di avere la visione e, diciamo così, l'arditezza, ovvero la capacità di rischiare per poter immaginare quello che è il futuro, che sarà un futuro certamente complesso, ma dove le intelligenze e le capacità sono l'elemento centrale che ha caratterizzato un po' lo sviluppo di tutta la storia dell'infrastruttura del paese. Nell'Italia del 1924 c'erano circa 60.000 veicoli leggeri, oggi circa 40 milioni. Nell'asse A8 ne transitavano circa 1.000, oggi 170-180.000. Quello di Puricelli era un progetto di visione. Se queste infrastrutture, i territori si sviluppano e quello che era un piccolo comune agricolo è diventato una città importante anche da un punto di vista industriale. Oggi, grazie a un progetto di potenziamento del gruppo Autostrade per l'Italia, la A8 è la prima autostrada a 5 corsie del paese. Ci sono quasi 200.000 lavoratrici e lavoratori in macchina e in camion che la attraversano ogni giorno e quindi occorre continuare a crescere.